Oltre alle stelle di Giotto, Padova ha un altro firmamento, molto meno noto. È il Planetario, un luogo apprezzato dai più piccoli ma poco conosciuto da gran parte della popolazione. Aperto nel 2009, nel complesso dell'ex macello cittadino, il Planetario ha un potenziale ancora inespresso. Questo nonostante sia un riferimento per le scolaresche, che ogni anno arrivano a Fiumi per ammirare le proiezioni al suo interno ed unire così studio e spettacolo. Su una cupola di 9 metri di diametro, 6 potenti proiettori illustrano il sistema solare, la Via Lattea, le costellazioni visibili dal cielo patavino. Un vero spettacolo, che però non esaurisce le funzioni del luogo. Al bisogno, la sala accoglie anche piccoli concerti al pianoforte, conferenze o persino spettacoli teatrali, il tutto sotto la volta delle stelle. Un vero centro polifunzionale, che però rimane sconosciuto ai più. A mancare è prima di tutto la promozione adeguata, servono poi nuovi spazi per accogliere le scolaresche ed è necessaria un po' di manutenzione. La speranza è che nella riqualificazione complessiva dell'ex macello si tenga conto anche di queste esigenze. Nel 2016 il Planetario ha registrato un vero e proprio boom degli ingressi. Oggi, dopo i 20 lunghi mesi di chiusura a causa Covid, i numeri del 2022 si stanno avvicinando a quell'anno da record. Con più cura e promozione, il Planetario potrebbe davvero diventare uno dei luoghi più apprezzati a Padova dalle famiglie.